Buonasera a tutti, grazie per questo invito e anche per il titolo molto evocativo e dunque anche provocatorio per me nel rispondere alla vostra esigenza. E io ho cercato di fare i compiti in modo molto stretto, diciamo così. Ho preso sul serio il titolo esattamente come lo avete formulato. Il titolo è appunto Miti e riti nella coppia, vincoli e libertà. Al centro c'è la coppia e poi ci sono due coppie, diciamo, di concetti: da un lato miti e riti e dall'altro vincoli e libertà. Ecco, io cerco questa sera, un discorso abbastanza concatenato che ho pensato in sette punti, di presentarvi, diremo così, uno squarcio sulla vicenda intesa dal punto di vista teologico della coppia, del matrimonio, della famiglia, in un passaggio storico delicato come quello della tarda modernità. E io cercare di ricostruire questa doppia coppia che riguarda il matrimonio, pensato nella coppia mito-rito e il matrimonio pensato nel rapporto tra vincolo e libertà. Per farlo comincio lasciandomi ispirare da due autori che non sono direttamente coinvolti nella storia che raccontiamo, ma che sono certamente tra coloro che nell'ultimo secolo hanno detto le cose più profonde, più interessanti sul matrimonio. Primo, Walter Benjamin, Le affinità elettive, questo libro sul grande capolavoro di Goethe, dove Benjamin a un certo punto dice così: a nessuno dovrebbe sfuggire ciò che il formalismo ha di impuro, l'indifferenza verso la verità della vita dei coniugi. Tutto si risolve nell'autorità della legge, ma in realtà il matrimonio non ha mai la sua giustificazione nel diritto, cioè come istituzione, ma solo come l'espressione della permanenza dell'amore. Questa prima frase, che diciamo ci dà un certo orizzonte tipico del Novecento, va in qualche modo corretta e approfondita dalla frase di un altro tedesco, che però è un grande sociologo, Niklas Luhmann, in uno dei suoi capolavori, ma che è un capolavoro sull'amore, che è Amore come passione. A un certo punto, nelle pagine iniziali, dice così: nella società moderna la società moderna si distingue dalle precedenti formazioni sociali per un duplice incremento: una maggiore possibilità di relazioni impersonali e relazioni personali più intense. Nello stesso tempo, noi siamo molto più facilmente impersonali dei nostri nonni e molto più assettati di relazioni personali di loro. E questo, dice Luhmann, mette in crisi tutte le forme comunitarie, che hanno bisogno, come dire, di un genere intermedio di cui noi non siamo più capaci. Allora, la storia della coppia sta appunto in rapporto al miti, riti fondativi, di cui ha ancora bisogno, ma anche dentro la tensione tra vincolo e libertà che le nuove forme di vita propongono. Per questo io cerco appunto di articolare il mio discorso partendo da un punto di vista teologico, con i rischi che diceva appunto chi mi ha presentato, di un discorso teologico che deve tenersi in equilibrio tra, diremo così, la giustificazione semplicemente del reale e la pretesa di perfezione del reale. Primo punto: il discorso classico della teologia sulla coppia è fondato tradizionalmente su tre livelli. Ci sono evidenze naturali, ci sono convenzioni sociali
e ci sono letture religiose. La teologia cristiana si è distinta nella storia, diremo almeno fino al 1500, vedremo dal 1500 le cose cominciano a cambiare, ma almeno fino al 1500, per onorare la complessità dell'esperienza di coppia, che è nello stesso tempo un'esperienza naturale, un'esperienza sociale, dunque che ha leggi civili, e dentro cui la tradizione religiosa legge qualcosa di più grande, che però passa attraverso il civile e si fonda nel naturale. Vedete, questa cosa noi facciamo fatica a capirla per la storia degli ultimi secoli, che ha contrapposto questi livelli, che tradizionalmente erano correlati. San Tommaso, che vive appunto prima della modernità, dunque è sicuramente premoderno, così siamo tranquilli, Tommaso dice si nasce per tre scopi: per la natura, per la città e per la chiesa. E i tre scopi non si possono confondere. Se li confondi non capisci. Ora, questo retaggio classico affonda su una tradizione mitica e rituale ben strutturata, segnata dalla comunione con Dio, mediata per Cristo e nello Spirito. Questa tradizione potremmo definirla la sacralizzazione tradizionale dell'incontro tra maschile e femminile. Ma la tendenza delle culture che sacralizzano il maschile e il femminile nel loro rapporto, per poter incrociare il sacramento cristiano, il discorso cristiano sulla vita, devono in una certa misura secolarizzarsi. Il cristianesimo e già prima il giudaismo introducono un elemento di secolarizzazione nella vita di coppia. Infatti il matrimonio e la coppia, essendo se stessa pienamente, dice altro. E la cultura sociale risente nello stesso tempo della potenza mitico-rituale di questa tradizione sacralizzante e della forza secolarizzante della fede. D'altra parte, il sapere teologico, dal canto suo, fa tesoro di questa storia e imposta nei secoli, nella Chiesa antica medievale, una dottrina che traduce questo bagaglio di cultura sul piano di una cultura del consenso e della consumazione, cui fa conseguire uno statuto morale. La teologia cristiana ha elaborato sulla vita di coppia un sapere che viene dal mondo romano sul consenso e dal mondo non romano, cioè dal mondo del nord, sulla consumazione. L'atto sessuale e il consenso delle volontà diventa l'oggetto di studio, di riflessione e di discernimento. Il vincolo alla libertà sono diventati allora oggetto di ricerca e di scoperte meravigliose. Da un lato in gioco addirittura il primato del matrimonio nel dire come segno le nozze tra Cristo e la Chiesa. Questo è un filone della tradizione che è ancora ben presente in Tommaso e arriva fino al 400-500, poi quasi si perde, lo abbiamo riscoperto molto, molto di recente. È il filone che studia come l'unione di uomo e donna sia capace di essere l'immagine più perfetta, più potente, più esplicita di quello che Dio fa col suo popolo, di quello che Cristo fa con la Chiesa. Lì dove un uomo e una donna si amano e generano, lì c'è il mistero di Dio, qualunque timbro noi ci mettiamo sopra. Questa è la grande tradizione cristiana che i cristiani dell'ultimo secolo smentiscono quando pretendono di dare il loro timbro, con il loro timbro la realtà diventa autentica. No, almeno nel matrimonio, bisogna dirlo anche degli altri sacramenti, ma almeno nel matrimonio c'è un primato della res, quella cosa lì, nella sua insondabilità naturale, civile e religiosa, dice misericordia, grazia, dono. E la Chiesa
la riceve. Uno dei maestri della teologia medievale, che anche Tommaso considera proprio maestro, Ugo di San Vittore, è il primo a dire con molta finezza: tutti i sacramenti sono dopo la caduta, meno il matrimonio, che è già prima della caduta. Sono già sposati Adamo ed Eva. Dunque è l'unico dei sacramenti a non essere giustificato, almeno in principio, dal peccato. Per questo ha, diremo così, una insondabilità originaria che la Chiesa onora. Quando nella conferenza stampa di presentazione di Amoris Laetitia, e saltiamo dalle origini all'altro ieri, il cardinale Schönborn ha cominciato dicendo: la Chiesa si mette di fronte alle famiglie e le ascolta. Qualcuno si è stracciato le vesti. Finisce la grande tradizione del magistero. Stava dicendo da bravo domenicano una cosa assolutamente classica che ci siamo dimenticati da Pio IX in giù. Perché da Pio IX in giù il problema non è più il matrimonio, ma è quale potere ha la Chiesa nel avere la competenza sul matrimonio. Questa è diventata la questione. E il 90% delle questioni che ancora oggi discutiamo dipendono non dalla realtà matrimoniale, ma dalla presunta autorità che la Chiesa avrebbe di principio sul matrimonio. Che il Concilio rivede, Familiaris Consortio attenua e Amoris Laetitia finalmente dice non può essere più pensata come nell'Ottocento. Questo, guardate, è una questione viscerale. Da un certo punto di vista il matrimonio è diventato il terreno di resistenza del potere temporale. Per questo la cosa più insopportabile per certi cuori e per certe teste e per certe vesti in Vaticano è il numero 304 di Amoris Laetitia, dove si dice: è meschino pretendere di giudicare una persona solo sulla base della legge oggettiva. Questo fa tramontare il mondo ottocentesco del magistero sul matrimonio, che si basa sul principio: solo la Chiesa ha autorità sul matrimonio. Questo è. Allora, capite, c'è una lunga storia che arriva almeno fino a Trento, che questa cosa la sa. Sa che ci si sposa dove ci si sposa e la Chiesa benedice quello che è una forma che non gestisce lei. La forma matrimoniale abbiamo cominciato a gestire dal 1563. Prima le forme erano naturali e civili. E fare memoria di questo non è un esercizio troppo difficile, ma l'opacità che da metà 800 in poi si è venuta a creare è quasi, ci rende ciechi. Ci sembra che da San Pietro in giù la Chiesa abbia sempre detto lei che cosa fosse il matrimonio. No, ce lo siamo inventati da metà dell'Ottocento per poterci distinguere dagli stati liberali. Questo. La forma matrimoniale l'ha inventata la Chiesa nel Cinquecento. Gli stati moderni hanno copiato la Chiesa e la Chiesa ha creato un regime parallelo, ma il regime parallelo è inventato, di fatto c'è dal 1917, da quando c'è il codice. C'è un regime parallelo ecclesiale rispetto al regime civile. Riscoprire miti e riti vuol dire riscoprire che c'è un'abissalità naturale, civile, del sacramento che va onorata perché si possa leggere la natura e l'esperienza sociale come un dono. Questo è lo specifico sacramentale. Allora, vi dicevo, da un lato c'è il grande sviluppo di una teologia del matrimonio che legge il matrimonio come il segno più chiaro, più dell'Eucaristia, dice Tommaso, più chiaro dell'Eucaristia. Ma da un altro lato, diciamo così, si capovolge il modello, ed è quello che è diventato poi più famoso, diciamo, nel tardo Medioevo, nella modernità e fino a un secolo fa,
È il modello per cui il matrimonio tra i sacramenti ci sta, diciamo, entra all'ultimo momento dalla porta socchiusa e si mette in fondo e cerca di non disturbare. Perché rende lecito quello che di per sé non serve lecito. Cioè, da un lato è il seme più potente, grande filone, dall'altro lo si tollera come rimedio in concupiscenza. E Tommaso onora tutte e due le tradizioni, le conosce tutte e due e contribuisce a svilupparle tutte e due, ma soprattutto la seconda. Al di là delle sue intenzioni, la tradizione del remedio concupiscenze, che in Tommaso è ancora una cosa seria, diventa poi una sorta di zavorra che ci portiamo dietro. E notate bene, gran parte poi dello sviluppo di carattere morale, di carattere giuridico, lavora piuttosto sul secondo modello che non sul primo. Vengo al secondo punto. Il discorso tardo moderno della teologia sul matrimonio si irrigidisce e si appiattisce sotto la spinta di una grande trasformazione. Cioè, un mondo che passava già nel 500, nel 1500, come dice il grande storico inglese John Bossi, dalla comunità all'individuo, perde tutta la ricca esperienza mitica rituale e per questo chiude il discorso su un versante duramente istituzionalistico, che perde le storie, le azioni, le libertà e conserva soltanto il vincolo. La teologia del matrimonio diventa teologia del solo vincolo. E teologia del solo vincolo, mentre gradualmente la società diventa società della sola libertà. E questo è il dramma. Un po' tutto il fenomeno, diciamo così, dell'antimodernismo, che non è soltanto dei primi del Novecento, comincia ai primi dell'Ottocento, il trauma di una chiesa che vede nascere il mondo moderno è di contrapporre al mondo moderno una teologia, una chiesa, un matrimonio fatto solo di autorità. Questo è comprensibile dal punto di vista della reazione immediata. A lungo andare non solo non paga, ma tradisce la tradizione. Una tradizione sul matrimonio che sia solo tradizione sull'autorità non rispetta le dinamiche del matrimonio, non racconta più i miti e i riti, non racconta più la tensione tra vincolo e libertà e appiattisce i miti e i riti nel ripetere soltanto un discorso sull'autorità. In questo il lavoro che ha fatto Peter Hünermann, per esempio, nello smascherare come nelle due grandi encicliche, le prime due encicliche di 8-900, Arcanum Divine Sapientia, Leone XIII, 1880, Casti Connubi, 1930, il modello di matrimonio è basato su una lettura integralista, fondamentalista del racconto biblico. Noi dobbiamo costruire un modello di matrimonio che decide tutto Dio. Dio decide tutto. L'uomo e la donna devono metterci solo il consenso e poi l'atto della consumazione. Tutto il resto lo fa Dio. Ed è chiaro che in un modello così, fatto tutto di autorità, come viene poi gestito? Che certo, Dio fa tutto, ma siccome su quei due puntini, consenso e consumazione, l'uomo ci mette lo zampino, si lavora solo su quello. E che cosa otteniamo? Un modello assolutamente immodificabile per sempre, di cui levi la zeppola da sotto e vince tutto. Trovi il vizio del consenso, trovi il vizio della consumazione, Dio non ha fatto niente. Le questioni che oggi gestiamo così vengono da un difetto teorico ottocentesco, giustificato dal conflitto con la modernità, ma non più giustificato quando il giudizio sulla modernità non è più quello del 1820. Ieri leggevo questo bell'articolo di Menozzi, non so se l'avete letto sull'Osservatore Romano, il bravo storico Menozzi rievoca a 100 anni da quelle famose parole di Benedetto XV la definizione della guerra come inutile strage.
e ricorda però il contesto in cui si dice quel discorso. La parola inutile strage emerge in un discorso pieno di meriti, ma pieno di un senso antemoderno insopportabile un secolo dopo. Ve li immaginate? Non ce li immaginate, ci sono quelli che un secolo dopo interpretano le guerre come castighi di Dio. Che la prima guerra mondiale sia il castigo di Dio contro gli uomini moderni che lo stanno negando, capite? Questo è un contesto in cui si ha la lucidità di vedere l'inutile strage, ma a quale prezzo? Questo è il discorso del 1917 che continua fino agli anni 30-40 e solo alla vigilia del concilio si comincia a cambiare tono, e cambiando tono si cambia teologia del matrimonio. Lo vedremo e ci arriviamo. Dunque, la società, mentre la teologia del matrimonio diventa teologia del solo vincolo, la società diventa società aperta. E la perdita di rilevanza della Chiesa a livello pubblico durante il XIX e XX secolo diventa, diremmo, il punto debole di una teologia del matrimonio che cerca di recuperare, di autorizzare la Chiesa a mantenere il potere. Certamente per lasciare spazio a Dio contro l'uomo, per lasciare spazio a Cristo contro la sua negazione, queste sono le giustificazioni, ma la struttura è una struttura di assolutizzazione della competenza ecclesiale. Il matrimonio appare fin dall'inizio come un terreno di scontro frontale tra Chiesa cattolica e Stato liberale, tra il Dio del comandamento e l'uomo dell'autonomia. Questo scontro ha fatto crescere a dismisura le logiche polari e le contraddizioni. Così, mentre si faceva diventare la indissolubilità non una qualità del vincolo, come sempre è stata, ma una logica intrinseca al pensiero cattolico, si accresceva enormemente il potere di riconoscimento della nullità. Il gigante indissolubile aveva piedi di coccio molto fragile, poiché poggiava tutto il sistema dei vincoli sulla libertà del consenso e sul fatto della consumazione. Arriviamo così al terzo punto. Così, mentre la narrazione mitica e la ritualità arcaica del matrimonio aveva trovato nella elaborazione teologica un'accurata differenziazione tra vincolo e libertà, proprio il sorgere di una società aperta in cui la libertà può pensare di non avere più vincolo alcuno ha spinto a una mitizzazione del vincolo e a una sua ritualizzazione istituzionale. Nel difetto di narrazioni e di azioni originarie, abbiamo irrigidito le categorie giuridiche, le abbiamo chiamate ad un compito inedito. Il diritto cambia funzione. Introduciamo il sistema giuridico ecclesiale, che non c'è mai stato. Il codice del 17 è il primo codice nella storia della Chiesa ed è codice moderno, codice pensato come il codice di Napoleone, cioè una legge universale astratta centrale che gestisce tutto. Questo nella Chiesa non c'è mai stato. E quando Amoris Laetitia un secolo dopo dice la legge oggettiva non è tutto, mette in crisi il progetto del codice del 17. E anche quello dell'83, basta vedere come registrano i canonisti, si capisce. Si sentono venire meno la terra sotto i piedi. E così, d'altra parte, se avete letto il diario di un curato di campagna di Bernano, c'è quella bellissima scena dove il prete anziano dice al giovane: quando è uscita Rerum Novarum, noi abbiamo sentito tremare la terra sotto i piedi, perché era un secolo che dicevamo il contrario di quello che ha detto Rerum Novarum. E ci ha aperto un mondo nuovo. Per certi versi Amoris Laetitia è come nel Romano un secolo dopo, ma perché appunto le questioni sociali e politiche hanno avuto un livello di maturazione istituzionale molto più rapido. Le questioni matrimoniali, che sono questioni anche private, dove come dire, la
l'inerzia della tradizione di un certo modo di pensare, di un certo modo di gestire, ha avuto un'inerzia molto più lunga, ci ha messo un secolo in più. Ma io fin dall'inizio ho detto, Amoris Laetitia potrebbe chiamarsi delle cose nuove in famiglia, perché appunto ha la struttura di Rerum Novarum, apre su un mondo nuovo, che è un mondo molto più fragile di prima, ma molto più ricco. Allora, in questo cambiamento di funzione del diritto, alla misteriosa composizione di natura, cultura e fede, che può essere mediata solo da riti e miti in modo formale, e che era durata fino al Concilio di Trento, a partire dalla identificazione della forma canonica e poi con l'elaborazione del codice, la struttura religiosa tendeva non più a mediare questa complessità naturale, civile e ecclesiale, ma a soppiantare il piano naturale civile in un'esperienza autoreferenziale di matrimonio e famiglia. Matrimonio e famiglia pensata soltanto sul livello ecclesiale. Diciamo, il punto più forte, noi non ci ricordiamo più cosa è successo a fine 800. Fine 800 i vescovi dicevano: sposatevi in chiesa, non vi dovete sposare civilmente. È durato 15 anni, 20 anni. Quando ci si è accorti che se uno si sposava civilmente non funzionava, perché se non hai le strutture civili, solo le strutture ecclesiali non vivi, perché le successioni, le sanzioni funzionano se la Chiesa esercita potere temporale. Siccome non lo esercita più, non ce la fa a gestire il matrimonio senza esercitare il potere temporale, deve entrare in rapporto. I patti lateranensi in Italia sono lo schema che cambia 50 anni dopo. Nel 1880 si dice: niente da fare, solo noi abbiamo autorità, lo Stato fa una cosa che noi non riconosciamo. Già 20-30 anni dopo, ai primi del Novecento, i vescovi dicevano: dopo il matrimonio ecclesiale andate a sposarvi in comune, perché se no siete sguarniti. I figli legittimi appaiono figli naturali, e quando uno muore non si capisce chi deve ereditare e così via. Capite? A distanza di un secolo facciamo fatica a capire come siamo arrivati a un certo equilibrio che a noi sembra normale, invece è il frutto di una storia complessa. Allora, fondamentale comprendere che la forma canonica, e questo è fondamentale, che Trento per la prima volta ha introdotto, è una grande invenzione, perché introduce la forma pubblica del matrimonio, dell'esperienza europea, ma che da quando è introdotta nel 1563 a quando diventa una forma parallela ecclesiale nel 1917 rispetto a quella civile, la differenza è che quella di Trento è l'unica forma, quella del 17 è una forma che pretende di essere altra, totalmente altra, rispetto alle forme civili. Una è una forma progressiva, cioè un passo avanti in cui la Chiesa si assume un compito di ordine pubblico. È spiegato così, il decreto Tamezzi dice: noi chiediamo una forma pubblica per superare la clandestinità, la non controllabilità che non riguarda la validità, perché sono validi i matrimoni clandestini, ma creano confusione. La Chiesa si accolla il compito di creare ordine. Questo compito viene imitato dagli stati moderni, dal Settecento in poi, che si arrogano la possibilità di decidere loro di dare una forma, che è la forma civile. Questa cosa la Chiesa la legge come un'invasione di competenza, in realtà è lo sviluppo civile di quello che è stato un'iniziativa della Chiesa. 100 anni fa era la Chiesa a costruire gli asili, le scuole, perché c'erano le prime forme, come dire, la logica pubblica aveva forme minimali, la Chiesa capiva che c'erano le strutture bisognose. Se poi lo Stato fa gli asili lui, perché la Chiesa lo deve rincorrere, può fare altro, deve pensare ad altro. Quando lo fa lo Stato,
da un lato possiamo continuare a litigare su come lo fa e cosa si insegna, tutte le infinite lotte su questo livello, ma in realtà se c'è bisogno di asili e ci pensa lo Stato, la Chiesa pensa ad altro, ha fatto la sua funzione, passa il testimone. Ora, tra il 1563 e il 1917 la differenza è che la forma canonica non è più la sola, ma si alza in contrapposizione alle forme pubbliche degli stati liberali. È ovvio, solo gli stati liberali aver creato forme concorrenti, ma la Chiesa, se resiste sul livello della competenza giuridica, combatte una battaglia da cui non esce vincitrice, perché non è quello il suo compito. Essa percepiva come concorrenza sleale, nello stesso ambito, uno sviluppo interno allo Stato moderno. Quarto punto, mentre accade questo fenomeno, però appunto le cose cambiano. La Chiesa, da un certo punto di vista, nel magistero tra fine 800 e anni 60 è dominata da questa direzione, la direzione di contrapposizione. Ma la Chiesa inizia anche a reagire su nuovi livelli, con nuove iniziative, perché la società che sembra distruggere ogni convivenza comunitaria, negare il matrimonio, rendere possibile il divorzio, spaccare le famiglie, i ritornelli che dal 1820 e 30 si ripetono fino a oggi sono questi, ma non sono unilaterali, che in realtà la società sta trasformando il matrimonio, trasforma la famiglia, offre modelli nuovi, famiglia nucleare, molto più fragile ma molto più duttile, sempre più personalizzata. Cioè inizia un lungo percorso sofferto di personalizzazione del matrimonio e della famiglia. E questo è l'altro lato della medaglia. Potremmo dire, in un modo un po' provocatorio, che la famiglia, così come oggi la conosciamo, è il frutto della società aperta, cioè di quella società in cui vige non solo il principio di autorità, ma anche il principio di libertà. Se uno ha letto la lettera al padre di Kafka, sa che cos'è stata la famiglia tradizionale. Se uno ha visto il film Filomena, o ha letto Anna Karenina o Madame Bovary, ha potuto rendersi conto di cosa stava cambiando nel matrimonio e nella famiglia durante l'Ottocento. La famiglia, come oggi la pensiamo, è anche il frutto delle grandi conquiste della società aperta, che ora anche la Chiesa, da 50 anni, riconosce apertamente, cioè la libertà di coscienza. Guardate che la libertà di coscienza è stata letta per 150 anni come il tarlo di ogni forma comunitaria, della Chiesa, della famiglia, della scuola. Non si doveva accettare la libertà di coscienza. In realtà oggi parliamo di famiglia perché abbiamo accettato la libertà di coscienza, dove ogni membro ha diritti, oltre che doveri. Ci sono i diritti della donna e della moglie rispetto all'uomo e al marito. Questa è una conquista recentissima. Sapete che nella Chiesa la parità della donna è entrata già abbastanza dai primi del Novecento, si incomincia a ragionare in questi termini, ma c'è una resistenza a oltranza sulla parità tra marito e moglie. Cioè, d'accordo, l'uomo e la donna sono uguali, però quando la donna si sposa la parità finisce. Il primo a introdurre l'idea che marito e moglie sia sul pari di parità è Giovanni XXIII, nella Pacem in Terris, citando che cosa? La Carta dei diritti dell'uomo dell'ONU. Non cita niente della tradizione biblica. Il passaggio lì è un documento laico, le cui ispirazioni sono certamente anche bibliche, ma di per sé recepisce uno dei criteri della società aperta, che dobbiamo teologicamente accettare come un principio di identità della famiglia di oggi.
uscendo dalle logiche nostalgiche per cui solo la famiglia di una volta era quella vera, quella salda, quella nobile, quella veramente unita, piena di ingiustizia. E noi non teniamo conto che il prezzo di quella solidità era la perdita di identità dei soggetti. Cioè, nella famiglia classica eri fortunato se nascevi come primo figlio, perché già se il secondo c'era una differenza di trattamento incredibile. Se poi nella famiglia c'era una zia ricca, era lei che decideva quale delle figlie dovesse studiare, perché appunto i criteri di autorità erano incontestabili. Se oggi questo non è più, non è per virtù interna alla famiglia, ma perché la famiglia nella società aperta impara nuove regole. Certo, diventa più fragile, ma guadagna in giustizia, e questo messo sulla bilancia va accuratamente considerato. Non lo possiamo risolvere a priori con principio di autorità, che è uno dei mestieri che i teologi fanno con nonchalance, diciamo così. Allora, le condizioni di vita appaiono realmente mutate. In questa società aperta, in cui è possibile ridurre anche la fede a dinamica di diritto e dovere, e dunque, nella società, proprio nella società aperta, il rischio è che la fede sia un gioco tra diritti e doveri. Bisogna riscoprire matrimonio e famiglia anzitutto come sporgenza, eccedenza, trasgressione tipica dei doni. Bisogna tornare a capire la differenza sacramentale, che gli antichi capivano benissimo. Noi moderni la confondiamo con l'autorità. No, ci vuole l'autorità, ci vuole la libertà e ci vuole misericordia, ci vuole dono. La differenza del sacramento è che nella dinamica naturale civile tra uomo e donna scatta qualcosa di indominabile, che è prendersi cura radicalmente dell'altro. Questo diceva già Hegel: quando riduciamo matrimonio alla somma dei diritti dei soggetti, il matrimonio non c'è già più. Il che non vuol dire che basta aggiungere i doveri, no, bisogna scoprirne le logiche di dono. E per dire queste non ci sono altro che miti e riti. Tu non li puoi tematizzare in modo diretto, devi lasciarteli raccontare e metterli in azione. La potenza, non tanto della, diciamo così, introduzione del matrimonio del consenso, perché il consenso è appunto un elemento non tipicamente rituale. Il consenso è ciò che fa la natura e la cultura. La benedizione è la sporgenza di una parola più alta che diventa quotidiana. Dio ti benedice, tu puoi diventare soggetto di benedizione. Dio è lodato e tu diventi soggetto di lode. Dio è principio di dono e tu diventi principio di rendimento di grazie. Questo è il mistero che la tradizione ecclesiale scopre nella vita di un uomo e di una donna che cominciano a vivere insieme. Ma il mistero è il vivere insieme. Tutti che si scandalizzano se il Papa Francesco dice andiamo incontro ai conviventi, che non vuol dire sono tutti uguali, ma i conviventi, quando assumono seriamente la loro convivenza, vivono un matrimonio. Poi sappiamo bene che le fragilità dei soggetti hanno bisogno di leggi che li tutelino, che nella convivenza pensata come ideologia c'è molta ingenuità. Ma oggi, in un mondo iperrassicurante di famiglie di origine, io spesso dico, da quando esiste la pensione, su cui la Chiesa ha avuto che ridire quando sono nate, perché appunto non ci siamo fatti mancare niente, persino le assicurazioni pensionistiche le abbiamo lette come tu vuoi mettere in discussione la provvidenza? Tu accumuli tutti gli altri perché non ti fidi di Dio? Vuoi sostituire l'uomo a Dio? Abbiamo fatto questi discorsi. Ma da quando ci sono le pensioni un'altra cosa diventa rischiosa, no? Che se c'è il papà pensionato, magari un baby pensionato di qualche tempo fa, che da 35 anni prende la sua bella pensione, che cosa ti risposare a fare?
stai a casa, guadagni tu, tuo padre sta bene, ti fa passare anche alcuni vizi, te li passi grazie alla pensione di tuo padre, di cosa, perché devi complicarti la vita andare fuori di casa? C'è la fidanzata, la vedi a fine settimana, arrivi a 60 anni brillantemente, Guardate che lo dico come battuta, ma queste sono condizioni di vita delle ultime due generazioni, perché la pensione non è che durante la Grande Guerra c'era la gente con la pensione. Durante la Grande Guerra, in quei tempi lì, uno quando diventava anziano si faceva mantenere dai figli, perché così funzionava, I figli mantenevano i padri. Oggi i padri, i nonni, mantengono i nipoti, perché il sistema sociale ha garantito, non so più per quanto, magari tra una generazione dovremmo cambiare il discorso, ma oggi ancora in larga parte questo sistema funziona così. E dunque il fatto che uno cominci a convivere non è semplicemente non mi voglio sposare, esco di casa. Aiutiamo a leggere i tempi secondo i loro linguaggi. Il fatto di uscire di casa, anche impegnandosi soltanto in una convivenza, non in un matrimonio formale, è comunque un atto di separazione che va valutato diversamente da quello che potevamo dire 100 anni fa o 50 anni fa della stessa azione. Ora, leggere come doni e come misteri la fedeltà, la fecondità e l'indissolubilità è una grande sfida che ci mette alla prova. Perché noi siamo tentati di leggerla solo come dovere e la mortifichiamo, senza accorgersene, in tutta buona fede, mortifichiamo la tradizione. In questo senso, pur vivendo serenamente di queste diverse evidenze, il sacramento è più alto e più basso dei diritti e dei doveri. Più alto perché sta al di là del dovere, più basso perché sta al di qua del diritto. Pesca in una regione che noi non siamo più abituati a frequentare troppo, perché appunto la società aperta, che ci dà tante possibilità, ci vizia anche, nel senso che ci fa pensare di vivere sempre tra diritti e doveri. Tutte le cose fondamentali non si vivono a quel livello lì. E qui c'è una parola di un santo del nostro secolo passato, Bonhoeffer, che tra le tante cose belle che ha detto, ne ha detta una che mi è sempre rimasta colpitrice: guai a parlare contro i diritti che abbiamo conquistato nel mondo moderno. È un peccato mortale parlarne contro, come le chiese, tutte le chiese sono state brave a fare. Ma attenzione, perché nei momenti critici, nei momenti decisivi, la cosa migliore che spesso si può fare di un diritto è di rinunciarvi. E la rinuncia al diritto non è l'ossequio al potente di turno, ma è capire che nella logica di diritto e dovere non si decide ciò che è prima del diritto e ciò che è oltre il dovere. E di questo parlano i miti e i riti. Le tradizioni religiose, l'atto della fede è stare dentro le logiche di diritto e dovere, consapevoli, facendo memoria che nei passaggi decisivi quello che sta prima del diritto, quello che sta oltre il dovere, devono avere una forza, devono potersi dire, e si danno nei racconti e nelle azioni rituali. Per dire il meglio di quello che sei tu, che è tua madre, che è tuo figlio, che è tua moglie, tu puoi parlare di diritto e dovere quanto vuoi, ma in realtà racconti storie e dici atti rituali. Forse una carezza, forse un bacio, forse un sugo fatto, il gusto di un certo profumo. Tutto questo dice la qualità di una relazione, pescando a prima del diritto e oltre il dovere, poi passa attraverso i diritti e doveri, ma in un secondo momento. Questa cosa nel linguaggio cristiano la diciamo con due parole che, siccome sono inflazionate, non le colleghiamo al discorso che sto facendo: parola e sacramento. La logica di parola e la logica di sacramento del matrimonio sono ciò che non si può dire con diritti e doveri. E vedete, qui è evidentissimo che
aprite il catechismo della Chiesa Cattolica, qual è la prima frase che c'è sul sacramento del matrimonio? La citazione di un articolo, di un canone del codice. Il livello più alto che sappiamo usare per partire è il livello giuridico, da farsi cadere le braccia. D'altra parte è lo specchio, il catechismo, del discorso degli ultimi 200 anni. Ci portiamo dietro la nostra storia, non la possiamo ricostruire. In questo passaggio stiamo facendo questo, ci stiamo rendendo conto che il linguaggio è... In questo bisogna dire come succede, la cosa paradossale è che chi lo fa di più è quello che dovrebbe farlo di meno, cioè il Papa. Il Papa dovrebbe stare normalmente in fondo e tutti lo tirano avanti, cioè garantisce il minimo. E qui invece è là davanti e i migliori non hanno più fiato e lo vedono a un chilometro di distanza, perché è laggiù che corre. Poi ci sono quelli indietro che dicono: ma no, ma dove stiamo andando? Ma dove sta correndo? Si sta tanto bene qui. Ragioniamo soltanto in termini di ampliamo, cambiamo la nullità del procedimento del diritto canonico. Immaginatevi un po', queste saranno cose che tra 50 anni non ne parlerà più nessuno. Saranno spazzate dalla storia. Fermarsi a indagare sull'origine del matrimonio vuol dire proiettare sul matrimonio le cose che si sono sperimentate sul contratto di compravendita di un immobile. Noi usiamo sul matrimonio i criteri che abbiamo sperimentato per i contratti. Non può funzionare, crea continua ingiustizia. O è una specie di aspirapolvere che leva sotto banco tutte le cose che non vanno, ma sotto banco. Non è uno strumento per operare pastoralmente, crea disturbo. Questo il Papa l'ha capito chiaramente, perché ha aperto un altro campo. Si è smarcato dalla tradizione giuridica. Il Papa se lo può permettere, tutti gli altri no, ma il Papa se lo può permettere. Il nostro sistema, che è un sistema rigorosamente monarchico, in questo, se arriva il Papa giusto, può fare la riforma della Chiesa, è l'unico che veramente la può fare. La Chiesa Cattolica è fatta così, che l'unico che può davvero riformare è il Papa, ma quando il Papa decide, lo fa. E qui lo sta facendo coinvolgendo tutti, quindi per la strada più impervia, no? Perché appunto decide di farlo e lo fa coinvolgendo gli altri, con tutte le sorprese che appunto il coinvolgimento inevitabilmente riserva. Allora, dicevo, nel linguaggio cristiano diciamo che il matrimonio è parola e sacramento. Nel 1917, nel codice, il matrimonio è definito così: il consenso matrimoniale è l'atto di volontà con cui ciascuna delle due parti trasmette e riceve il diritto sul corpo perpetuo ed esclusivo in ordine agli atti di natura adatti alla generazione della prole. Ius in corpus. Questa è la definizione del 1917. Nell'83, dopo il concilio, dunque dopo il rinnovamento, diremo così, dell'esperienza teologica, pastorale, antropologica del matrimonio, la definizione è il patto matrimoniale in virtù del quale un uomo e una donna costituiscono tra di essi la comunione di tutta la vita. Dal diritto sul corpo dell'altro per generare, alla comunione d'amore e di vita. Il codice dell'83 è il primo, ovviamente dopo quello del 17, che è l'unico precedente, ma dopo una lunga tradizione, a usare la parola amore dentro la definizione del matrimonio. D'altra parte, io che non ho studiato nel Medioevo, quando ero un po' più giovane, 30 anni fa, nella prima lezione sul matrimonio del mio professore, allora di diritto canonico, che ancora esercita, lui cominciò dicendo: ricordatevi ragazzi, il sacramento del matrimonio con l'amore non c'entra niente. Dove sono i problemi? Dunque, tutto facile. Si va in discesa. Non c'è nemmeno bisogno di accendere il motore, in folle
vai in discesa, arrivi dove vuoi. Ora, e veniamo al penultimo punto, brevemente finisco. Il Vangelo, il suo racconto mito e la sua azione rito stanno in questo al di qua e al di là di queste definizioni giuridiche. E notate, del diritto abbiamo avuto e avremo ancora bisogno, ma di un diritto adeguato alla res. Una delle cose più sorprendenti, prima, durante e dopo Amoris Laetitia, dunque negli ultimi 5-6 anni, è la latitanza dei giuristi canonisti. Oggi i giuristi hanno un campo di esercizio della loro specifica funzione e professione. Trovare la forma giuridica adeguata alle forme matrimoniali di oggi. D'altra parte, Gasparri, per scrivere il codice del 17, si è inventato una forma giuridica e l'ha fatta da grande giurista, adeguata all'ideologia, all'ecclesiologia, alla cristologia della fine dell'Ottocento, dei primi del Novecento. Un secolo dopo bisogna farlo diverso. Ci vogliono giuristi disposti a pensare non solo alla lex condita, ma alla lex condenda, come si è sempre fatto nella storia. Ma il blocco antimodernista è: noi abbiamo la legge perfetta che nessuno cambierà più. Ma no, non esiste, non è mai esistita. La legge traduce il Vangelo e lo traduce per le generazioni in modi diversi, avendo quella luce da rifrangere secondo inclinazioni più o meno orientate, più o meno dirette, secondo le esigenze dei tempi. Allora, proprio qui vi chiedo appunto un ultimo passaggio, ma molto gustoso, che di recente ho anche verificato e vi lancio, diciamo così, non lo possiamo fare questa sera perché non c'è il tempo, ma ve lo racconto. Lo abbiamo fatto in una parrocchia qualche settimana fa, 2 settimane fa. Abbiamo letto il testo che vi sto dicendo e succede davvero quello che vi dico, cioè io l'avevo letto su un libro, l'ho letto per me e ho visto in me la reazione. Ho visto che reagiva così anche questa folla, diciamo, questa gente radunata in questa parrocchia. E la cosa è questa: di fronte alla tradizione evangelica, la forza delle nostre tradizioni recenti quasi ci impedisce di ascoltare quello che leggiamo. Se proviamo a disinserire il pilota automatico che ci porta a conclusioni, ad associazioni mentali, vi propongo appunto una piccola sfida. Provate a leggere tutto di un fiato, senza pause, senza cesure, senza alzarvi e accendere la televisione e poi continuare a leggere. Tutto di seguito, il capitolo 19 del Vangelo di Matteo. Vangelo secondo Matteo, capitolo 19. Io l'ho fatto grazie a quello che ha scritto in un libretto gustoso Silvio Barbaglia, un biblista di Novara. Il titolo è Gesù e il matrimonio, indissolubile per chi? Punto interrogativo. Perché nel capitolo 19 si parla del discepolato di Cristo, come diciamo in tutto il Vangelo. Ma lo si fa passando dal matrimonio, l'inizio del capitolo 19 è il più famoso passo del Vangelo di Matteo sul matrimonio, sull'uomo non osa separare ciò che Dio ha unito, eccetera. Si parte dal matrimonio e si arriva al patrimonio, lasciando al centro il tema degli eunuchi e dei bambini. Dunque, matrimonio, eunuchi, bambini, patrimonio. Siamo tutti abituati a leggere il Vangelo per pericopi. In una domenica senti quello sul matrimonio, in un'altra domenica quello sugli eunuchi, in un'altra domenica, e non ti rendi conto che è un discorso continuo. Ed è macroscopica la differenza di recezione dei primi versetti sul matrimonio rispetto ai seguenti.
la destinazione della parola sul matrimonio è diventata universale. Lì c'è una legge, Gesù è il divino legislatore che ci dà la legge che noi dobbiamo applicare. Ma poi quando parla al fondo e dice lascia tutto, vendi, dice ma questi sono consigli evangelici, chi vuole negli ordini religiosi, ma anche lì poi dopo fate le vostre costituzioni, perché appunto non sia mai che se poi il parroco non vuole essere proprio povero non c'è più niente a scandalizzarsi. Ad una logica naturale è seguita una logica di vocazione. La prima parte ha preso la forma di una legge per tutti, la seconda quella appunto di consigli evangelici per pochi, pochissimo. Insomma, la natura escatologica del discorso sul discepolato nel matrimonio è stata lasciata totalmente da parte per assumere una traduzione giuridica del Vangelo che sembra non lasciare spazio alla mediazione ecclesiale. Già Casper negli anni 70 aveva messo bene in luce questa tensione e oggi appunto noi dobbiamo tornare al testo evangelico e alla sua potenza, non dimenticando che si tratta di un testo escatologico. Dunque, che ci presenta un'esigenza di fondo che la storia media, che nella storia si è sempre mediata. Chiudo, ultimo punto. La radice della libertà è l'autorità. Questo ci raccontano i miti e i riti della fede. Ma mentre annunciano questa verità, che è sempre scomoda, la precisano aggiungendo che la radice dell'autorità è l'amore e la misericordia. Dunque, la libertà si radica in un'autorità, cioè in una libertà altra. Ma la libertà altra ha come logica sua quella dell'amore e della misericordia. Il mito dell'obbedienza possibile, della relazione gratuita, della confidenza del padre nel figlio, del figlio nel padre e dello spirito negli uomini e nelle donne, diventa gesto di benedizione del consenso. Questo oggi non si identifica mai né con l'esercizio dei diritti né con l'osservanza dei doveri. Prende sul serio lo scrupolo con cui i diritti e i doveri vengono esaminati, portati alla luce, ma non si chiude né in un'apologetica dei diritti né in una apologetica dei doveri. Presuppone una società che ha molto approfondito il mistero di questa differenza, qualche volta contrapponendo ciecamente diritto e dovere, ma nell'annunciare un dono indicibile e immeritabile, la tradizione del matrimonio indica che l'alleanza tra uomo e donna diventa il terreno di verità su cui fiorisce la vita. E così annunciare e vivere il matrimonio e la famiglia in una società aperta significa scoprire che la radice della libertà è l'autorità, ossia la libertà di un altro, e che l'autorità dell'altro si radica nell'amore e nella misericordia. Questa dinamica di amore, autorità e libertà, che può essere espressa solo con narrazioni mitiche e con azioni rituali nel modo più pieno, trova nell'esperienza di coppia, di generazione e di comunione di vita e di amore il segno più evidente. Il laboratorio della coppia e della famiglia è scuola di libertà, scuola di autorità, scuola di misericordia, in una, diremo, miscela, in una composizione inesauribile e sempre cangiante, che non si dà in modo statico, mai, né nella vita contemporanea tra le diverse famiglie, né storicamente. Le forme storiche di questa possibilità sono le più diverse. Prima vi citavo il film Filomena, se uno vede Filomena dice ma che razza di società, è quella dei nostri nonni. Negli anni 50 in Irlanda e grosso modo anche in Italia, una ragazza di 16 anni che si trova incinta rischia di essere cacciata di casa. Cambia la serratura, non ti conoscono più, ma rischia anche di essere accolta da un contesto di suore
che ti girano sul figlio per 3 anni, poi te lo danno in adozione e tu non ne sai niente e tu sei colpevolizzata come ragazza madre. D'altra parte, il figlio naturale storicamente non può fare il prete nella chiesa. Se sei figlio naturale non sei ordinabile. Diciamo, uno che è un figlio naturale ma è maschio viene trattato come una donna, non può essere ordinato nella dottrina classica, eh? Se sei figlio naturale non c'è posto per te in seminario. Questa è la società chiusa, eh? È chiara, netta, ingiusta, ma ingiusta alla logica della società aperta, perché per quel mondo è giusto così. La cosa che non capiamo, quando vedi Filomena tu pensi guarda che ingiusto, no, quel mondo è giusto così per la società civile e per la Chiesa. È troppo facile colpevolizzare solo la Chiesa, eh? La Chiesa è funzionale a una società che vuole che sia così. Questo è i cattolici, ma anche i protestanti, eh? Nelle chiese, vi avrò raccontato, nelle chiese dell'Alsazia del 700 c'era il banco delle meretrici, dove sedevano le ragazze madri, associate alle meretrici, ragazze madri chiamate meretrici. Non è male, eh? Ma appunto, scavando nella nostra tradizione non tanto antica di 200-300 anni fa, si scopre questo mondo diverso che appunto è difficile pensare a partire dai criteri della società aperta. E allora permettetemi di finire su un punto minore ma gustoso. Questo laboratorio della coppia e della famiglia impara libertà, autorità e misericordia nelle logiche più elementari. L'elemento che forse già gli antichi padri della Chiesa, gli antichi sapienti, il Corano Medioevo e il primo mondo moderno sapeva ancora pensare, era appunto che la potenza di segno della famiglia è una potenza di segno nelle cose più elementari. Per esempio, nell'esperienza di comunione che facciamo a livello familiare, a livello di relazione di coppia e di famiglia, con quelle che io ho chiamato le 3 T. Tavola, talamo, toilette. Siccome questa cosa l'ho detta, la vostra assemblea sorride, magari qualche disagio, ma non ci sono qui un signore che si alzano, come è successo quella volta, ero nelle valli del lago Liseo, un convegno nazionale della famiglia, tutti i monsignori romani, 2 monsignori romani non ce l'ho fatta, quando ho sentito toilette ha detto no, questo è un liturgista, che il liturgista mi parli del gabinetto, questo non lo sopporto, questo non si può ammettere. In realtà la esperienza di comunione che facciamo da bambini piccoli è nel pasto, nel sonno e nella pulizia, e questo ce lo portiamo dietro sempre. Noi abbiamo un vissuto di pasto, di sonno e di pulizia che è originariamente comunitario, poi lo viviamo nell'autosufficienza del pasto, autosufficienza del sonno e autosufficienza del luogo di clausura che è la toilette, che appunto è uno dei unici luoghi laici dove si sopporta assoluta clausura, no? Chiuso. Mi viene sempre in mente quel bellissimo film Il fantasma della libertà di Buñuel, no? Dove quelli invece fanno il contrario, sono seduti sul water intorno al tavolo, poi uno tirandosi su i pantaloni chiede permesso, va nello sgabuzzino, si chiude dentro e mangia, eh? Il fantasma della libertà Buñuel, quel matto che era, quel genio pazzo che era, mette anche questo. Ma dietro c'è l'idea che in realtà sono 2 luoghi comunitari che si possono gestire, come dire, nell'assoluta privacy in una parte della vita, ma all'inizio della vita e spesso alla fine della vita noi siamo in comune in tutti questi atti, dipendiamo dall'altro, e il gusto della comunione è alimentato dalla sapienza di gestione di queste dimensioni, non solo come diritti e doveri, ma come doni. Il gusto del pasto, sonno, pulizia gratuita ti apre la comunione, ti dà un tempo. In questo senso, la potenza comunitaria della coppia famiglia
è anzitutto potenza di donarsi la vita a livello più elementare. D'altra parte, il gesto finale che Gesù lascia ai suoi è un gesto di pasto, dove è sempre scritto nel pasto comune: io ospito te perché ti faccio vivere. C'è nel meccanismo misterioso dell'ospitalità, sapete che è una delle cose più delicate da gestire, e che in Italia non si gestisce nello stesso modo. Basta attraversare l'Italia da nord a sud per scoprire che le logiche di ospitalità non sono le stesse. Io non so come sia a Milano, conosco bene Savona, ma conosco bene il Sannio, da cui viene mio padre. Allora, se a Savona uno mi invita a pranzo, normalmente lui si aspetta, io mi aspetto, lui, che io porti qualcosa, io di dover portare qualcosa. Come dire, la conformità sociale mi ha insegnato che una bottiglia di vino, un gelato, una cosa, un fiore, cioè devo portare qualcosa per il pranzo. Se lo faccio dai miei parenti, adesso si offende. E uno dice, come è la questione? Perché appunto può darsi che quello che ho imparato io al nord sia un modo di tenere le distanze. Non mi faccio inventare del tutto. Cioè, se io porto il dolce, tu mi offri antipasto, primo e secondo, ma il dolce ce l'ho messo io. Quindi non dipendo al 100% da te. Andare a mani vuote è un modo di consegnarsi all'altro. E diciamo, le culture sanno che quello è una soglia rituale. Andare a mangiare da qualcuno è varcare una soglia rituale dove i diritti e i doveri ci stanno, ma lì fai un'esperienza donata, dunque pericolosa e potentissima, che cambia i rapporti. Bene, ci ho parlato più di un'ora, vi ringrazio.